Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nella live streaming, diciamo è un videolog del podcast Bizzarrette Dragons Artman Cross Hits Blogger, che sono io. Allora, prima di tutto ragazzi, voglio farvi notare una questione del 20° anniversario su Brand the Digimon. Io ho fatto sia il podcast audio, la lettera aperta che vi rimando a leggere sul mio blog, in quanto vi spiegherò per filo e per segno cosa c'è che non va sul 20° anniversario. Innanzitutto, questo ragazzi è il sito ufficiale del brand, quello nostro, ed eccolo qui. Ve lo faccio vedere in anteprima che cosa c'è che non va su questo 20° anniversario. Allora, prima di tutto, voglio farvi una piccola premessa. Non c'entra niente che sto parlando nell'ambito videoludico, ma sto parlando nell'ambito delle serie animate e nella versione cinematografica. Come sapete voi, nel 2018, cioè proprio tra metà 2018 e inizi 2019, Toei Animation ha cominciato a dare, diciamo, piccoli indizi sul film 20° anniversario. Io vi farò vedere cosa hanno realmente pubblicato in questo arco di tempo, perché vi fare capire che cosa hanno sbagliato in quanto sul 20° anniversario, perché c'è un problema molto grave. Dove sono i ragazzi, i Digimon della seconda serie animata? Perché io non ho visto manco uno. Perché c'è stato un errore, ma normale, perché si sono concentrati sulla serie Adventure 01. Ma se è un progetto anniversario, dovevano essere tutte le serie animate, non con una sola serie animata. Non ha senso, dice, puntare soltanto la prima stagione, ma io, secondo me, da appassionato, lo dico molto chiaramente. Devono essere tutte le serie animate, non solo una. Questo, ragazzi, è il sito ufficiale. Come potete vedere dal sito ufficiale c'è il classico post con scritto 2020. Nel 2020 il film uscirà a marzo del 2020. Qua sotto vedete le news direttamente. Da quelle dal giapponese. Infatti, come vedete, c'è Frontier, c'è la cosa di Rerise, c'è la cosa di Hatsune Miku, c'è la cosa dell'evento che stanno sponsorizzando a manetta, diciamo, le stanze chiuse per risolvere i vari enigmi. E questa volta è toccato la prima serie con Pokémon. Allora, adesso analizzeremo insieme a voi il trailer che troverete qui. Se non l'hanno cancellato, ora vediamolo. Infatti, in tal caso lo potete ritrovare dal mio blog che l'ho messo qui. Questo, ragazzi, secondo me doveva essere così il 20° anniversario, perché devono essere collegati sia la prima e la seconda serie. In quanto se volevano fare il progetto Adventure, devono essere entrambi collegati. Non deve esserci, in quanto parlo molto chiaramente. Con il 15° anniversario, con avvenute di Fusion Battle, è stato per me un bellissimo anniversario, perché hanno fatto una cosa tutta univoca. Tutte le serie animate, diciamo, degli easter egg storici di tutte le serie animate. Ma qui Toei Animation sta sbagliando di grosso. Dice, volete proporre il progetto Adventure? Dovete fare con entrambi i serie animate, non con il direttente, che è difficile direttente alla ca... La, scusando se ve lo dico, la fisseria di Tree, che per me è stato un ennesimo fallimento. Perché un ennesimo fallimento? Perché come io ho citato, chi è?
di TK e di Kairi. Diciamo, io lo scrivo in versione in inglese, non lo scrivo in versione giapponese perché io preferisco sentire con la pronuncia americana e europea. Da noi sono stati localizzati in questa maniera e io specifico che non devono esistere le forme angeliche perché le forme angeliche era riservato alla prima serie, ma soltanto per motivi, diciamola sulla questione che all'epoca c'era una tendenza tra gli angeli e i demoniaci, ma dalla seconda serie questa cosa non esisteva più. Quindi dovevano esserci un esercito e Pegasus Moon, ci dovevano essere entrambi nelle armi su tre, ma io avviso quei due signori angelici che non voglio nemmeno nominare. E soprattutto specifico molto chiaramente che nella cosa di Tri hanno corretto soltanto la linea evolutiva, quella giusta, che alla fine ci hanno messo Magna Dramon, ma per Paramon il livello ufficiale è God Dramon, il livello ufficiale mega in quanto su Tri. Adesso vi farò vedere il trailer del 20° anniversario. Guardi il video, vabbè, eccoli. あの頃、子供だった俺たちには目に見える全てがかけがえのない冒険だった。ねえ太一、明日は何するの？劇場版デジモンアドベンチャー。Ecco qua, questo è il trailer del 20° anniversario, il teaser trailer. Ma cosa c'entra i personaggi ancora della prima serie su questo progetto che doveva esserci con entrambi, diciamo, sulla seconda serie? Che cosa c'entra? Devono essere entrambe le due serie animate, non con una sola. Adesso vi farò vedere chi sono. Dal sito ufficiale, che ora ve lo faccio tradurre dal Google Traduttore, che ora ve lo faccio anche vedere in tempo reale. Controllo se avete tipo delle domande, cose varie, e me lo dovete dire. Ok, ora vi faccio vedere una cosa in particolare. Vi faccio vedere il sito tradotto. Allora, saltiamolo. Eccoti qua. Andiamo a vedere cast. Eccoli qua. Questi ragazzi sono i cast. Chi doppierà la serie animata, diciamo il film vero e proprio. Eccoli qua. Dove sono i ragazzi della seconda serie? Perché io leggo solo quelli della prima. Come infatti vedete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dove sono gli altri? Dove c'è Vimon, dove c'è Alcumon, dove c'è Wormon? Non ci sono in questa lista. Come potete vedere, questi sono chi è il disegnatore. Praticamente il supervisore è quello che ha realizzato e il producer delle varie serie animate, cioè dall'Adventure 01, 02, Tamers, Frontier e quello che ha realizzato anche Fusion Battle. Il design dei personaggi è un altro, cioè teoricamente dovrebbe essere quello di Tri, ma non lo so se è lui o un altro. Per fortuna che, diciamo, che è Watanabe, è il disegnatore, quello originale, che ha fatto i concept sulle varie serie animate. Adesso andiamo a vedere. Allora, andiamo a vedere. Vediamo se mi riesce a caricare il sito. Ok.
Come potete vedere, Toei Animation ha fatto direttamente la classica, diciamo, storia sulle varie serie animate. Ma qui nel sito ufficiale riporta tutte le serie animate, come potete vedere. Ma se loro volevano fare il progetto direttamente Anniversary, ragazzi, devono essere obbligatoriamente tutte le serie animate. Non con una. Questo, ragazzi, è la lettera che ha scritto. Diciamo, questa è la cosa del producer. Scusate per il fatto della localizzazione che proviene da Google Traduttore. Qui potete leggere tutto il testo, che ve lo lascio tranquillamente in sola lettura. Questo è il producer proprio che ha realizzato i personaggi. E adesso andiamo ad analizzare i concept art che ora vi faccio vedere. Allora, dovrebbe essere qui. Eccoli qua. Questi sono da Twitter stessi. Vi faccio vedere. Allora, come potete osservare, i personaggi e lo stile grafico, quello che io ho notato, è una mistura tra la serie animata 3, diciamo dal design, con la mistura dell'Adventure 01 e 02. Ma qui, ragazzi, io vorrei capire una volta per tutte perché si sono concentrati solo sulla prima serie, ma in realtà io avrei preferito che ci fossero altri personaggi proprio per festeggiare l'anniversario. Questo è il danno che mi fa preoccupare. Questo mi fa capire che, diciamo, che il film sarà ambientato, io lo dico, ma molto più probabile dopo il finale del film di 3. Perché purtroppo, come arco narrativo, io voglio specificarvi che questo film, chiamiamolo saga alternativa, perché non c'entra niente con la saga originale. Perché se fosse saga nella linea temporale, diciamo della serie animata, dovrebbe essere ambientato nel periodo dell'Adventure 02, ma su Digimon 3. Cose varie, non è ambientato nell'Adventure 02, è ambientato in una realtà parallela, cioè tramite delle saghe, chiamiamole saghe alternative. Io chiamo Digimon 3 uno spin-off alternativo che però non ci appizza niente, cioè praticamente ci hanno messo soltanto gli 8 personaggi messi a caso solo per fare una manovra ipercommerciale. Perché se io ve lo faccio vedere questa cosa qui, che ora vi faccio vedere in tempo reale, se andiamo a confrontare, eccoli qua. Allora, vi faccio vedere, eccoli qui. Questa è un'immagine che si vede meglio, perfetto. Guardate molto bene attentamente. Questo è. Allora, ora vi metterò a confronto tra questo. Allora, è questo. Vediamo se. Ok. Facciamo una cosa. Catturiamo lo schermo così lo vedete. Ok. Così vedete meglio. Ok. Come potete osservare, guardate attentamente. Non vedete che, diciamo, hanno cercato il più possibile sistemare il design. Io vi faccio vedere questo tipo di artwork per farvi capire una cosa particolare.
alcuni schizzi, come potete osservare molto bene per il fatto di Sora, per il fatto di Izzy e per il fatto di Mette e di Tai e degli altri. Allora, come potete osservare, diciamo, sono riciclati, per farvi capire molto bene, per il fatto di che sono riciclati, però hanno cercato di sistemare il più possibile come erano nella serie animata, quello originale dell'Adventure 02, perché è una mistura tra 3 e Adventure 02. Per il fatto delle creature, che qui allora dovrebbe avere, diciamo, vediamo se riesco a trovare il concept, ed eccolo qui. Vediamo molto attentamente, vediamo se riusciamo. Allora, dovrebbe esserci. Eccovi qua. Perfetto. Come potete... Allora, eccovi qua. Allora, facciamo la testa intorno, che praticamente vi voglio farvi notare. Ah, scusate. Ora, per il fatto di Twitter ci arriviamo pure, così vi faccio vedere cosa hanno presentato per il fatto del 20° anniversario. Allora, questa è l'artwork che vi faccio vedere se mi fa aprire. Questi sono, diciamo, errori durante la diretta. Allora, come potete osservare da qui, adesso riprenderò. Adesso vi faccio vedere. Ok, vediamo se riesco a aprire quello di 3. Vi farò un confronto diretto, perché così vi faccio anche capire, anche per il fatto di Adventure, il progetto. Allora, eccovi qua. Allora, perché prendo l'immagine del poster? Per farvi capire una cosa importante, perché è giusto che osservate molto bene, per farvi un confronto. Allora, come noterete, il design è quello originale della serie animata, perché come potete notare, quello di Tree è stato completamente stravolto, diciamo, su questo. Questo tipo di design lo troverete qua. Questi design vi faccio notare che provengono dalla versione di Cyber Sleuth, ed eccolo qua. Come potete vedere, ragazzi, hanno preso come, diciamo, la linea giusta, quelli di Cyber Sleuth come design per il fatto del CG, ma lo stile è quello originale, è quello della serie animata. In quanto a questa è una cosa molto positiva che hanno cercato di aggiustare per il problema, per il fatto delle creature che su 3, diciamo, erano a livello più, cioè hanno cercato di dettagliare il più possibile. Ma secondo me, la cosa, quella che ho visto io, diciamo, la cosa è quella più semplificata più possibile. Infatti, qua sono usciti meglio. Dice, questo è un punto a favore, che sono riuscito a sistemare una cosa. Ma il punto sfavorevole è riguardante propriamente l'anniversario vero e proprio. Perché se voi andateci chiaro, molto chiaramente, ragazzi, è un problema molto grave, che voi non, che deve esserci per forza le altre serie animate. Se non mettono altre serie animate, questo è veramente
il problema vero e grave. Vedete? E qua fanno vedere l'età. Praticamente tutti i ragazzi hanno 22, tra i 22 e i 23 anni. Vi faccio vedere un'altra cosa, come intendo io per anniversario vero e proprio. Quando ci fu il 15° anniversario, guardate attentamente che cosa avevano fatto. Nel 15° anniversario, vedete? Questo è, diciamo, l'anniversario corretto perché c'è anche Fusion Battle, ma qui manca un altro personaggio che, se uno vuole rappresentare propriamente proprio la figure anniversary, è lui che praticamente nella puntata finale di Fusion Battle, ed eccolo qui, per il fatto di questo meraviglioso traghetto che si chiama Gammy, che è il, diciamo, eccolo qui, questo è un'immagine del 15° anniversario, proprio praticamente nell'episodio finale. Vi faccio notare una cosa molto, molto particolare. Questo è, ragazzi, veramente il 15° anniversario, perché il 15° anniversario significa tutte le serie animate fatte una per una. Cioè, nell'episodio, per chi non avesse visto l'episodio finale di Fusion Battle, che io lo consiglio categoricamente di vedere, fanno vedere tutti i personaggi che collaborano per fare la fine, per sconfiggere il male, quello più assoluto, utilizzando i vari universi. Perché fa capire, con l'armonia, con la collaborazione e spirito di squadra, fa vedere questo come realtà dei fatti, come è realmente l'anniversario. Perché tu includi tutti i personaggi delle serie animate, non una sola, tutti, perché direttamente è giusto che si deve valorizzare tutte le serie animate su questo punto di vista. Come vi farò notare. Quindi la dovete smettere di fissarvi sempre con la stagione 01. La dovete smettere. Ragazzi, se vi fissate completamente alla 01, non c'entra niente, perché io lo dico molto chiaramente: la 01, come io lo dico, è stato un prodotto sperimentale e ha avuto un sacco di problemi. Perché il fatto che la sceneggiatura, diciamo, io lo dico con tutto il cuore, cosa vale? Io la 01 non l'ho mai sopportata, diciamo, il mio punto di vista. Io preferisco dalla 02. In pochi hanno cercato di aggiustare tutto. Infatti, se uno si deve andare a vedere, si deve vedere direttamente se un prodotto è fatto veramente bene. Dalla 02, Tamers, Frontier, ragazzi, lasciato dallo Star, che è un minestrone tra tutte le prime tre serie, però ha una storia, diciamo, che non sta né cielo né in terra, perché infatti la sceneggiatura è talmente povera che non si ci capisce più niente. Per il fatto dei server hanno fatto un discorso per il fatto troppo filosofico, è lì ed è diciamo, un anime troppo lento, e poi bisogna stare molto attenti perché se si perde una battuta già si perde tutta la puntata, per farvi capire. Fusion Battle è invece è la serie animata più riuscita a livello grafico, a livello tecnico, perché hanno preso tutte le idee delle prime 5 serie animate e hanno fatto una cosa innovativa per il fatto per festeggiare il 15° anniversario. Per il 15° anniversario. Quindi, categoricamente,
Se uno si fa vedere Fusion Battle, che da noi è arrivato completamente tutta la serie animata doppiata in italiano, perché se ci aveste fatto caso, in alcuni paesi, tra cui gli Stati Uniti, non è arrivata tutta, ma è arrivato soltanto a metà della serie animata, rispetto che in Giappone, da noi in Italia e in Europa, siamo gli unici che l'abbiamo trasmessa tutta per intera, tutta la serie animata. Non, ragazzi, per il fatto di Happy Monster, ragazzi, Happy Monster, ora ve lo dico molto chiaramente. Happy Monster, ragazzi, è una serie animata in quanto aveva un buon potenziale, ma è stato completamente sprecato, perché l'idea di base era buona, ma diciamo non ha saputo, come vi posso dire, io la serie animata l'ho vista, diciamo, per fare capire. Dice, hanno preso delle idee riciclate dagli altri serie animate che io non vi voglio nemmeno farvi nominare, perché sennò succede un manicomio. Perché io so dove è stato preso come l'idea, il concept di base, però, ripeto, molto categoricamente, questa serie animata, se uno ci può dare qualche occhiata, qualche cosa lo può fare, ma diciamo, la prima parte può essere fatta gradevole, ma dalla seconda parte in poi si perde. L'unica cosa che io vi posso consigliare di vedere è questo qui, perché c'è loro direttamente durante la messa in onda hanno realizzato l'episodio Anniversary, che sarebbe questo qui. Praticamente l'episodio Anniversary è un episodio dedicato sul 20, diciamo, del 20° anniversario in corsa, in cui facevano vedere proprio il gioco, diciamo, il modello poligonale di Agumon, quello di fatto di Wargreymon in versione Cyber Sleuth, perché stavano sponsorizzando Cyber Sleuth e Cyber Sleuth Access Memory, perché fatevi conto di una cosa, ragazzi, l'anniversario deve essere tutto uno, sia a livello cinematografico e a livello videoludico. A livello videoludico, che adesso vi faccio vedere, se uno si vuole andare a giocare a livello videoludico, i giochi che io vi posso consigliare è Digimon Links, quello giapponese, ma se uno preferisce anche la versione europea, puoi giocarci anche alla versione europea, ma la differenza tra la versione giapponese e la versione europea sono due. Pubblicità, mail. La differenza sono due, che cambia, vabbè, fatto per cambia della localizzazione. I personaggi, diciamo che la versione americana, europea e la versione giapponese sono in realtà circa dai 2 ai 4, 5 mesi indietro rispetto tra uno e l'altro. Però se uno si va a prendere la versione europea, trova quasi tutti i personaggi. Mancano ancora quelli dell'anticorpo X e molto altro, perché nella versione giapponese ci sono tutti rispetto alla versione europea, ma piano piano si sta, diciamo, ampliando. Se uno si vuole andare a vedere proprio, cioè, il gioco fatto realmente bene, ragazzi, io vi posso consigliarne due usciti di recente. Sarebbero questo qui, Cyber Sleuth Access Memory, e questo qui. Next.
quello che vi posso consigliarvi è questo qui. Next Order. Ragazzi, Next Order è un titolo videoludico che sì, diciamo, io ve lo consiglio per chi è veramente appassionato delle serie animate e per il mondo videoludico. A patto che però purtroppo che Next Order non ci sono tutti i personaggi, sono una buona parte dei personaggi, però fa capire che ci sono tutti. Però qui ci sono le varie specie alternative, cose varie. Ha un piccolo di difetti sulle linee evolutive, però ragazzi, è un gioco talmente fatto bene. Io ve lo posso consigliarvi, diciamo, dal mio punto di vista. Grafico, tecnico e cose varie, però diciamo è uno dei buoni titoli se uno ci vuole fare, diciamo, se lo vuole giocare tranquillamente. Io vi consiglio la versione PS4. Perché se vuole prendere la versione PS Vita, ragazzi, io se avete la PS Vita lo potete recuperarlo. Ma io vi annuncio che avete qualche piccolo difettuccio con la PS Vita. Anche se il gioco è nato con la PS Vita, ha enormi cali di framerate e soprattutto, ve lo dico molto chiaramente, caricamento a non finire. Questo. Se uno vuole vedere i titoli, diciamo, di recente, questa è un'altra, si chiama Rearise, ma Digimon Rearise è un titolo che sta né in cielo né in terra, cioè ha avuto un buon potenziale, cose varie, ma nella storyline, cose varie, si sta perdendo. Ma ragazzi, io ve lo attento, questo titolo è buono per la storyline, per alcune cose, ma se io ve lo sconsiglio categoricamente che ha le linee evolutive a caso, è compreso io personalmente, io che l'ho trattato e l'ho giocato sinceramente, io ho trovato di questo gioco tantissimi difetti a livello pesanti. Potete recuperare, diciamo, la mia recensione sul mio blog, che lo troverete qui. Lo troverete qui, sul mio blog, che qua troverete il link. Lo troverete qui a portata di mano. Infatti, come potete vedere, questo è il mio blog. Se volete leggere le recensioni di Linz e Rearise, sono qui. Ho anche fatto molte analisi, diciamo che non mi voglio allungare troppo per il fatto del video. Altro titolo che voglio farvi vedere si chiama questo. Digimon Encounter. Non è altro, diciamo, un titolo, questo qui, ragazzi, è un titolo realmente fatto bene. Perché è Encounter fatto bene? Perché è una miscuglio tra Cyber Sleuth come meccanica, diciamo, non, diciamo, è un free to play fatto veramente bene, però ha, diciamo, le linee evolutive che ancora si devono aggiornare, cose varie. Però, ragazzi, questo è un titolo fatto come si deve. Spero che potrebbe arrivare da noi per il mercato americano-europeo. Penso che potrebbe arrivare nel 2020 o nel 2021, ma ancora non è detto. Non è sicuro, però, se volete vedere, diciamo, dei video, troverete qui che io l'ho giocato in anteprima. Adesso vi faccio vedere, così diciamo, vediamo se, eccovi qua. Vi faccio vedere cosa presentano il mercato giapponese. Come potete vedere, Rearise sta facendo questo evento di Omnimon. Ma quello che vi fa molto
rabbia. Ora guardate, ecco, ora vi faccio vedere. Allora, vediamo. Questo ha altri caratteri che stanno mostrando. Allora, dov'è? Allora, questo è l'hashtag, diciamo, di Rearise, dove fanno vedere molte cose. Per il fatto che c'è l'evento di Meikumon, cose qui. Adesso guardate molto attentamente. Eccoli qua. Allora, se uno va a scrivere proprio il 20° anniversario, vedete che cosa troverete? Tutte cose riguardanti sulla stagione 01 e sulla stagione 02 e le altre serie animate, manco l'ombra, perché purtroppo ci stanno ricascando nello stesso errore di tanto tempo fa. Per esempio, vedete dove sono gli altri personaggi? Perché ancora insistono su questo, sulla prima serie? Perché insistono? Vedete qui, troverete direttamente tramite questo tag, io ho visto cosa propone il pubblico americano. Se uno va a vedere, ecco, vedete i fan club, cose varie. Se uno va a vedere proprio il mercato giapponese, ecco qua. Questo è, ragazzi, il tag del 20° anniversario. Come avete visto? Questo è quello che stanno sponsorizzando a manetta tutte immagini della prima serie, come avete visto, mai delle altre serie animate. E questa cosa a me mi ha dato molto fastidio. Scusate queste immagini. Vedete, qua fa vedere anche che i negozianti e cose varie, delle figure che vengono ristampate, però vedete? Ditemi voi, ragazzi. Io vi dirò questa ultima cosa, così concludo, diciamo, questo videolog. Toei Animation, scusate per l'alta velocità, ora rimetto questo, ok. Toei Animation, e anche a voi tutti gli utenti, se avete delle domande in quanto per il fatto del 20° anniversario, che cosa ne pensate di questa manovra che sta facendo Toei su questo punto? Come si sta festeggiando il 20° anniversario? Nell'ambito videoludico, ve lo dico con tutto cuore, che nell'ambito videoludico si sono salvati per miracolo, perché hanno incluso tutti i personaggi di tutte le serie animate. Ma nel lato cinematografico, nell'ambito videoludico, anzi no, proprio cinematografico e serie animate, stanno sbagliando di grosso. Perché state sbagliando di grosso? Perché loro stanno facendo di tutto per sponsorizzare il progetto Adventure, ma il progetto Adventure deve essere inclusa la seconda serie animata. Se non includete la seconda serie animata e fate soltanto la cosa della prima serie, per me c'è qualche cosa che non quadra. Vuoi fare un film solo per il fanservice? Vuoi accontentare solo quelle persone che sono interessate realmente alla prima stagione? Noi veramente appassionati, come me,
e altre persone di tutto il mondo. Spero che si siate d'accordo su questo punto. Vorrei categoricamente che ci siano personaggi della seconda serie animata e le altre serie animate all'interno di questo anniversario. Non fate la grande fesseria che nel film mettete soltanto i personaggi della prima stagione e non devono mettere nessun altro personaggio, perché se voi mettete soltanto quelli della prima serie, cioè la 01, per me è un'opera commerciale. Cioè state facendo un'opera commerciale che state distruggendo il prodotto con voi stessi che avete creato. Non so come la pensate voi. Io attenderò i vostri commenti. Se avete delle domande, sono liberamente posso rispondere, ma io ve lo dico con tutto cuore. L'argomento lo troverete su, diciamo, sul mio podcast e la mia lettera su YouTube e molto altro ancora. Io spero che questo video vi chiarirà tutto su questo 20° anniversario, su questo brand. Che cosa ne pensate voi? Attenderò una vostra risposta. Grazie mille per avermi ascoltato.